Alla FIA non riesce la vittoria interna contro un organizzato Granamica che insegue una partita da due volti, più timoroso nel primo tempo, più deciso nella ripresa. Se non fosse per il solito docente, magari il colpo in Romagna lo farebbe anche. La FIA paghi tanti errori difensivi e si salva usando come salvagente il tecnico docente, ancora una volta prestazione superlativa la sua. Poi la pioggia e il forte vento condizionano la gara odierna, qualche scivolone di troppo che non ha penalizzato una partita godibile dove Genavio si vede questo tiro cross ad opera di Baldazzi in bocca al portiere Passo. Saniti. La FIA fa la voce grossa, Zafferani e Grimellini non riescono a trovare la battuta vincente, invece Lunadei recupera la sfera a centrocampo e lancia proprio Grimellini che mette al centro per docente che puntualmente colpisce indirizzando la palla sotto il set alla sinistra del portiere ospite. Sembrerebbe a questo punto la solita giornata della FIA, tutto facile, ma invece il Granamica perviene al pareggio da una punizione di capitano, infatti nasce una ribattuta con la sfera che carambola sul piede di Borgognoni. Il numero 2 viene atterrato e per l'arbitro si tratta di rigore. Il replay ci fa maggiormente chiarezza. Dagli 11 metri Raspadori perviene al pareggio, spiazzando in questo caso Passaniti. La forte pioggia a questo punto diviene protagonista. Alla FIA viene annullato nel frattempo un gol regolare. Assist docente per Grimellini e proteste locali molto forti. Il tempo si conclude con il tentativo dalla distanza, questa volta di Federico Capitani, con la sfera che termina al lato. La FIA nella ripresa subisce l'iniziativa ospite. Qui scivola De Luigi, ma ci mette una pezza Passaniti in uscita. Poi in un'altra azione di contropiede sbaglia l'appoggio all'indietro Cuomo. Raspadori intercetta, serve Inek che compie il sorpasso. Granamica in vantaggio, ma non troppo a sorpresa poiché poco dopo un altro errore di Luigi innesca Raspadori che grazie in questo caso Passaniti. Dal possibile tris al gol del pareggio, docente in versione assistman serve per la testa di Grimellini che realizza il 2-2. Rivediamo la prodezza dell'ex Rimini fatto di assist, replay a cura di Eugenio Angeli. Ancora la FIA protagonista, il portiere Bettocchi respinge una conclusione dalla distanza, ma il docente non riesce proprio il tappin vincente. Si gira bene dall'altra parte il numero 9 Raspadori, ma la conclusione, anche se potente, non precisa. Mentre da calcio piazzato Passaniti controlla che la traiettoria si alzi sopra la traversa. Ancora Granamica pericoloso, ma qui chiude in qualche modo la difesa dalla Fia Riccione, mettendo la parola fine con un 2-2 finale che ha riservato diverse emozioni e buone individualità.